Oh ragazzuoli di mille battaglie! Ale 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 nel culo a te, ale 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 nel culo a te. Ragazzi, li abbiamo annientati! Li abbiamo annullati! Li abbiamo bombardati! Ragazzuoli di mille battaglie, un caloroso saluto nell'azzurro! E sempre con l'Inter nel cuore! Ragazzuoli, minchia, non c'è stata partita, zero tiri in porta hanno fatto, un tiro solo purtroppo, vabbè, quello del gol, vabbè, 2-1, ce ne andiamo a 7 punti, piano piano, e la Juventus annientata, annientata, soddisfazione, perché comunque finalmente abbiamo visto una squadra degna di questo nome che porta. Finalmente una squadra che ha saputo lottare con tutte le forze, è andata in svantaggio, è riuscita a pareggiare, la solita pazza Inter. E ora cominciamo a ragionare, ora cominciamo a ragionare. Bellissimo pure questo pressing così alto, senza dare respiro all'avversario. Questa è una cosa buona che io, mi è sempre piaciuta a me nel calcio. Ma ragazzuoli, sono contento perché abbiamo fatto una bella partita. Nel primo tempo anche abbiamo giocato bene, solo che non abbiamo trovato il gol. Cioè, abbiamo anche fatto fatica. Minchia, tutto sto bordello qua. Abbiamo anche fatto fatica, diciamo, a tirare in porta nel primo tempo. Però abbiamo costruito un sacco di azioni anche lì. Abbiamo tenuto più possesso palla, abbiamo giocato meglio. Abbiamo giocato meglio in tutto e per tutto. Abbiamo giocato meglio. In difesa siamo stati spettacolari. Abbiamo fatto veramente. Ragazzi, non mi posso lamentare. Poi Icardi, minchia Icardi, gol e assist oggi. Inter in campionato, 5 gol segnati. 4 li ha fatti Icardi e un assist li ha fatto sempre lui per Perisic. Che ve lo dico a fare, il giocatore che per adesso è pure in forma, quindi ancora meglio. Ma questo Icardi, purtroppo quest'estate c'è stata sta storia che non mi è piaciuta, perché si è fatto troppo rumore, troppa polvere si è fatta attorno a sta storia, e l'ha creato pure sua moglie lì. Però sul giocatore non si ci può dire niente. Inutile, chi lo critica non lo so perché l'ho criticato. Proprio non... Va bene, magari se, alle volte è anche assente, ma questo non vuol dire che quando c'è bisogno di lui non si fa trovare, perché certe volte fa delle partite di merda, però c'è sempre due tiri e ti fa due gol, quella è la cosa importante. Due occasioni, un gol, un assist. Insomma, oggi poi ha giocato pure per la squadra, ha giocato bene, ha fatto addirittura nel secondo tempo verso il 35esimo, 40esimo, adesso non so, eravamo già in 10. Ha preso palla, ha rubato palla in difesa, ha fatto partire il contropiede e è andato a concludere poi. Dopo che ha partito il contropiede, è andato a concludere l'azione. Non ci è arrivato per un pizzico, per un soffio. Candreva ha avuto quell'occasione bellissima, se mi faceva quel gol stile Totti. Porca troia, stile Totti contro la Roma Sampdoria, se non mi ricordo male. E se mi faceva quel gol, ragazzi. Ah, se mi faceva quel gol. Però sono contento. Perisic mi è piaciuto pure nel secondo tempo. Bene Medel partitone. Partitone di Miranda e partitone di Murillo. Tutte e due. D'Ambrosio è così così. Sandon un po' ancora, non lo so. Boh, sembra quasi che gioca limitato. Miang nel secondo tempo, ottimo. Ottimo sto ragazzo è bravo, bravo, ha visto bene l'Idebur, è bravo. E soprattutto non ci fa vedere più in campo quella merda di Nakatomo. Quella merda di Nakatomo, non c'è in campo e si vince. No ragazzi, sono contento, devo dire la verità. Non mi posso lamentare oggi, abbiamo fatto una bellissima partita, mi sono piaciuti tutti. Andanovic, senza voto, perché poi alla fine che ha fatto? Niente, nemmeno un tiro avete fatto in porta. Nemmeno un tiro in porta. Minchia, nemmeno un tiro in porta. Oh. Manco uno. Ma come cazzo. Non ci posso credere, perché anch'io, cioè ragazzi, non è qua.
Un continuo vice non vuoi. Non ci posso che io ieri sera ho detto questi mica ne bombaita, sa quanto tira ne faranno in boita. Ma manco uno non l'hanno fatto. Ai ai, c'è stato pure il palo di Cardi, oh attenzione, che lì si è costruito l'azione, l'è andato a togliere dai piedi, poi alla fine è attirato, peccato che era palo esterno, però lì ha dato il massimo, ha fatto proprio quello che poteva. Ragazzi, vi saluto. Compare Massimo Sacco! Oh, compare Massimo Sacco! Minchia! Spotti sempre! È ora che spotti sta minchia, compare, spotti! Spotti sta minchia oggi, compare! Già lo so, ora non vedo l'ora di venirmi a vedere il tuo video, compare Massimo Sacco! Nel culo, la 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 la! Nel culo, la 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 la. Va bene ragazzi, testa Empoli, che là è un campo difficile, attenzione, e continuiamo la nostra scalata, vediamo se ce la facciamo. Certo che se giochiamo tutte le partite così abbiamo buone possibilità di ottenere quello che è poi l'obiettivo. Vi saluto ragazzuoli, sempre con l'Inter nel cuore, ci vediamo al prossimo video, prossimamente, quando avrò voglia farò il mio solito video. Oggi era una partita da video. Vi saluto ragazzi, sempre con l'Inter nel cuore.